ma quale pace tra Rocco Fredella e Gemma Galgano a Uomini e Donne Over? Pareva che i due fosse finalmente scoccata di nuovo la scintilla. Nella puntata trasmessa durante la scorsa settimana, i due si sono però resi protagonisti di un altro forte litigio. E la loro frequentazione sembra essere giunta al capolinea. Appunto, Rocco Fredella torna su piazza. In merito, Rocco Fredella ne parla con la rivista della trasmissione, a cui ribadisce il proposito di rimettersi sul mercato, oltre che la rabbia provata per la dama. Non ritiene giusto che un altro rivale sia arrivato a Uomini e Donne per conoscere Gemma Galgani. Glielo aveva già preannunciato, sebbene lei non lo ascolti mai, rimprovera Rocco, che stava smarrendo la pazienza. Ha lasciato correre parecchio perché le piace da sempre. Punto. Secondo quanto spiega, la coerenza nei suoi riguardi è palese. Da ben 5 mesi racconta che ci tiene alla loro relazione. Eppure, a oggi, sente che la sua battaglia può dirsi persa. Lui è un uomo in preda alla solitudine, che da 3 giorni piange chiuso in casa. Ma di questo Gemma non se ne è curata. Punto. Pronta a portare avanti la loro relazione senza una precisa meta, stuzzicandolo di continuo, lo ha indotto a giocare secondo le sue regole, e a rimettersi in gioco pure con altre dame, sebbene intenda tuttora frequentarla. Gemma Galgani, prosegue Rocco Fredella, era perfettamente al corrente che si stava ormai rassegnando, senza però dare peso alle sue parole. Rocco Fredella contesta Gemma Galgani, pensi solo a te stessa. Punto. Rocco Fredella lancia un duro attacco a Gemma Galgani, la quale ritiene prova amore solo per se stessa. Ha provato a farle capire che tipo di uomo è in realtà e di non giudicarlo guardando soltanto alle apparenze. Certi suoi modi di fare, talvolta bruschi, non costituiscono altro che un disperato grido d'amore, nella speranza che finalmente gli dia retta. È un uomo che vuole sentire dalla donna con cui esce che lo desidera. Punto. A causa della situazione di stallo, Rocco Fredella è convinto che Gemma Galgani non servi per lui interesse, come aveva invece più volte dichiarato durante Uomini e Donne. Ritiene di trovarsi a metà tra coloro che Gemma Galgani ha respinto e quelli con cui è invece stata. Non lo manda via perché è attratta, ma non incarna pienamente ciò che vuole. Ecco perché è bloccato in questo limbo. Fa di tutto pur di piacerle, ma dentro sente che non sarà mai veramente così. Quindi Rocco Fredella si dice disposto a conoscere nuove signore. Gli serve una donna che lo pensi, che lo desideri, che soffra la sua assenza. Averla completerebbe il suo io e senza fatica davvero a stare.